Grazie a tutti quanti voi per questa presenza. Grazie a tutti quanti voi, grazie ai nostri ospiti. In modo particolare voglio ringraziare Giorgia Meglioni, presidente di Fratelli d'Italia. Giancarlo Giorgetti per la Lega. E Gaetano Quagliariello per il Movimento Idea. Voglio anche ringraziare tutti i relatori che faranno parte dei tavoli che terremo nel pomeriggio, subito dopo questa parte della Assemblea plenaria. Grazie a tutti gli amici che vedo presenti, le delegazioni di tutta Italia. Vi ringrazio per il modo, l'entusiasmo con il quale avete accettato questo invito e avete partecipato alla Convenzione Blu. Perché siamo qui e che cos'è la Convenzione Blu? Voglio solamente fare un rapido intervento di introduttivo, poi sarà domani la giornata nella quale potremo tirare le conclusioni. Siamo qui con la Convenzione Blu perché la riflessione che abbiamo fatto e che facciamo è quella che il centrodestra da un po' di anni gioca una partita in uno stadio che si svuota sempre di più, uno stadio nel quale gli spettatori rischiano di andare via. Noi invece abbiamo voluto fare una prova e la prova è stata quella di mettere in campo questa Convenzione Blu, cercando di ricostruire il tema della partecipazione, cercando di chiedere a tutti quanti voi di esprimere le loro opinioni, di dare il loro contributo. E per far questo noi abbiamo messo in campo questa iniziativa. Abbiamo deciso di riempire lo stadio, abbiamo deciso di dare un protagonismo a coloro i quali vogliono giocare. Però la partita la vogliamo giocare con delle regole diverse. Le regole diverse sono quelle della partecipazione, sì, ma sono le regole che noi vogliamo cambiare. Fino ad oggi, negli ultimi anni soprattutto, il centrodestra ha giocato in uno stadio nel quale l'applauso era obbligatorio e il voto era facoltativo. Noi invece vogliamo invertire queste regole. Noi, per quanto ci riguarda, vogliamo che l'applauso sia facoltativo, ma che il voto sia obbligatorio. E per far questo abbiamo messo in campo un'iniziativa importante. Già da oggi avremo in 6 tavoli tematici la possibilità di discutere di Europa, di tasse, di burocrazia, di discutere di immigrazione, di sicurezza, di banche, di fisco. E abbiamo chiamato per far questo tanti esperti, tanti illustri ospiti che ringrazio per la loro presenza, la loro disponibilità, che daranno un contributo molto importante. Lo facciamo concludendo da domani un percorso nuovo e diverso. Abbiamo messo in campo una app che non è una app chiusa, la potete scaricare, molti di voi l'hanno già fatto, vi chiediamo di farlo dal vostro telefonino, è un'app che consentirà a tutti di poter partecipare e di poter votare i documenti che saranno frutto del lavoro di queste commissioni. Potete avere la possibilità di poter votare anche le scelte collegate alla modalità con la quale si organizza un movimento politico nel XXI secolo, ma al tempo stesso anche la possibilità di poter scegliere guardando e sapendo quello che faranno gli altri. Un modo di partecipazione democratico, un sistema aperto che possa veramente dare la possibilità a tutti di poter sentirsi protagonisti e che possa anche superare un muro che abbiamo rischiato di mettere davanti agli elettori e davanti ai cittadini, se è vero come è vero
che milioni di elettori hanno abbandonato il centrodestra in questi anni. Non possiamo non partire da questa considerazione. Dobbiamo cercare di parlare delle questioni che interessano la gente. Dobbiamo cercare di tornare a discutere dei temi veri, di costruire un programma che possa essere non contro qualcuno, ma che sia veramente un'alternativa. Ed è per questo che la stagione politica che noi abbiamo di fronte in questi giorni sarà una stagione politica per la quale dobbiamo guardare con attenzione ad alcuni punti. Io ne voglio toccare solamente due e dare un'indicazione su una iniziativa. Il primo è quello della grande tragedia che ha colpito il nostro Paese, che è quella del terremoto. Io voglio rivolgere un saluto affettuoso invitandovi anche ad un gesto concreto. In sovrimpressione è uscito il numero con il quale si può esprimere una solidarietà e un sostegno, quindi invito tutti quanti voi, oltre a scaricare la app, anche a inviare i messaggini al 45500 per dare un segnale di partecipazione vera rispetto a questo. E la tragedia del terremoto ha introdotto una novità nel dibattito politico del nostro Paese, una novità molto importante, perché ci si pone oggi di fronte al problema di come affrontare la questione del rapporto con la gestione di un dramma così grave qual è quello che ha colpito il nostro Paese. Ebbene, noi vogliamo dire con chiarezza che siamo disponibili a sostenere tutti i provvedimenti che hanno un valore serio, reale, sul tema della ricostruzione. Non è quello un tema sul quale ci si può dividere. Però con altrettanta chiarezza vogliamo dire che non sono accettate le furbate che ogni tanto emergono. Noi siamo convinti che il voto sui provvedimenti collegati alla ricostruzione del nostro Paese sia un voto importante, un voto decisivo. Ma per far questo non si possono trovare le scorciatoie. Non si va in Europa con la scusa del terremoto per chiedere di poter giustificare le mance elettorali per affrontare la campagna referendaria. Basta con le mance elettorali degli 80 euro, basta con la spesa facile, basta con una logica che non ci appartiene. E basta anche con l'idea che si possa fare la voce grossa con finalità elettorali. Io mi chiedo in questi giorni, lo dico anche da parlamentare europeo, dove era Renzi in questi 2 anni e mezzo, nei quali da Presidente del Consiglio in Europa non ha fiatato, ha accettato tutto, non ha detto nulla che potesse realmente porre con forza le questioni del nostro Paese, quando invece da qualche giorno, con la paura della vittoria del no, ha messo in moto un meccanismo con il quale chiede ripetutamente di poter avere risorse aggiuntive da spendere per cosa? Per una distribuzione a pioggia di risorse che devono avere esclusivamente una finalità collegata a questo appuntamento elettorale. Ecco, noi non ci stiamo a questo, ci stiamo a tutto ciò che invece riguarda realmente un rapporto fortemente critico con l'attuale assetto europeo. Abbiamo fatto una scelta chiara anche in questo senso. Io insieme con il collega Sernaggiotto siamo andati nel gruppo dei conservatori e riformisti e qui c'è una parola chiara. Ognuno di noi può avere sfumature diverse, però c'è un tema, lo dico agli amici presenti, soprattutto alle altre forze politiche, che non può avere sfumature. In Europa o si è al sostegno della Commissione europea e si condividono le scelte che l'establishment europeo mette in atto, oppure si è all'opposizione di questa Commissione europea. Noi siamo all'opposizione delle politiche che la Commissione europea mette in atto e porta avanti. Così come, e vorrei toccare rapidamente un altro punto, siamo nella stagione referendaria e qui io vorrei richiamare un dato. Noi siamo per il no, mi chiedevano i giornalisti fuori, certo, ma noi non siamo per il no da qualche giorno. Noi abbiamo pagato sulla nostra pelle la difficoltà di alcune scelte. Noi siamo per il no perché non abbiamo votato queste riforme costituzionali quando altri le hanno votate. Noi con serietà e coerenza abbiamo detto no a delle riforme costituzionali sbagliate. Abbiamo detto anche no
ad una legge elettorale sbagliata, e sinceramente fa specie il dibattito di queste ore. C'è il Presidente del Consiglio che, devo dire, con una capacità più unica che rara, apre il dibattito per cambiare la legge elettorale. Uno si chiede, l'avrà votata mica qualcun altro? L'avremmo votata noi questa legge elettorale? O l'ha votata lui con il voto di fiducia qualche mese fa e oggi la mette sul tavolo per aprire un dibattito e per cambiare la legge elettorale? Allora non ci possono essere equivoci. Il nostro no a questo referendum è nel merito, perché per 20 anni come centrodestra abbiamo sostenuto sulle riforme istituzionali una serie di questioni fondamentali. Sono stati gli argomenti che con i parlamentari, che ringrazio tutti uno a uno, abbiamo sostenuto in aula, con i quali abbiamo presentato gli emendamenti per il presidenzialismo, per il tetto fiscale in Costituzione, con i quali abbiamo chiesto, quando hanno presentato questo Senato, la possibilità di risolvere veramente il tema del bicameralismo con la soppressione del Senato e non con la trasformazione del Senato in un dopolavoro ferroviario per consiglieri regionali. E allora, noi siamo per il no nel merito di questo referendum, perché questa è una pessima riforma costituzionale, perché questa è una riforma costituzionale che, se dovesse entrare in vigore, creerebbe un grande caos. Io non voglio fare discorsi di merito molto pesanti, invito tutti coloro i quali si affiancano a questo problema a leggere un articolo, l'articolo 70. L'articolo 70 è indicativo. Perché non è che non lo capisce un parlamentare o non lo capisce un cittadino. Bisogna riunire un gruppo di costituzionalisti per aprire un dibattito tra di loro e vedere che cosa viene fuori fra commi, leggi, richiami e con la novità assoluta che è la Costituzione, che dovrebbe essere, con le sue, come ci ricorda e ci ricorderà il professor Celotto più tardi, 9 parole dell'articolo 70, semplice, comprensibile. Non può diventare una pagina e mezzo nella quale addirittura si rinvia ad ulteriori leggi, cioè la Costituzione non è un punto fermo, la Costituzione rinvia ad ulteriori leggi che il governo poi dovrebbe fare, una cosa veramente inaudita. E quindi il nostro no è nel merito. Poi qualcuno ci chiede, ma voi siete contro Renzi? Cosa dovrebbe fare Renzi se vince il no? Voglio dire, non è che noi siamo contro Renzi, è lui che ha detto, ci ha raccontato, io sono il referendum, è lui che ha detto se vince il no io vado a casa, è lui che sta piegando l'azione del governo esclusivamente agli interessi e alle esigenze della sua parte politica in questa campagna elettorale, è lui che sta scrivendo decreti legge giorno dopo giorno, inserendo mance e mancette per affrontare questa campagna elettorale. Questo è il quadro di fronte al quale noi ci troviamo. E questo è un punto fermo per quanto ci riguarda. Il tema del referendum è un punto fermo perché c'è una seconda questione, che è quella collegata alle priorità. Sapete, la verità qual è? Che Renzi ha commesso un errore clamoroso, ha sbagliato totalmente la priorità e oggi se ne rende conto. L'Italia era in una condizione di difficoltà, ma si intravedeva in Europa per fattori esterni delle condizioni di ripresa. E lui, anziché buttarsi a pesce con il suo governo su queste opportunità, ha paralizzato l'Italia e il Parlamento per approvare una inutile e dannosa riforma costituzionale ed una legge elettorale. Quando si è svegliato con le sue mance e mancette, con i suoi 80 euro e con i suoi bonus, ci siamo ritrovati ad essere buonultimi in Europa in termini di crescita, con un paese che è inchiodato sui dati economici e dati occupazionali. E allora, amici, noi in questi 2 giorni vogliamo discutere di tutto questo. Vogliamo definire un profilo identitario del centrodestra che ci riguarda e ci rivolgiamo agli amici qui presenti, che ringrazio veramente di cuore per la loro presenza. Dico a loro, passandogli immediatamente la parola, dico a loro che noi non chiuderemo domani i lavori della Convenzione Blu. Domani noi terremo aperta questa iniziativa. Inizieremo a discutere e a votare in modo trasparente e chiaro sui documenti di sintesi, sulle questioni principali che ci tengono insieme. Inizieremo a discutere e a votare sulla forma che deve regolare il funzionamento di un movimento politico e di un'area politica come quella del centrodestra nel XXI secolo, confrontandoci
con le novità, con le innovazioni, non utilizzandole per imbrogli, non mettendo in campo sistemi informativi che hanno la funzione esclusivamente di costruire confusione e di nascondere delle scelte già preconfezionate. Vogliamo far ritornare il tema della partecipazione centrale e vogliamo che i cittadini abbiano un ruolo e un protagonismo. C'è chi, Giorgia per esempio, lo ha già detto in modo chiaro, noi abbiamo non un chiodo fisso, una strada obbligata, non c'è un chiodo fisso, non è che la mattina noi ci alziamo e pensiamo alle primarie, perché il dottore ci ha scritto che ogni mattina dobbiamo parlare delle primarie in una ricetta, no, noi pensiamo qual è l'unico modo per poter rianimare il popolo del centrodestra, qual è l'unico modo per chiedere alla gente di partecipare, di dire la sua, di recuperare un po' di entusiasmo, di uscire dall'apatia che sta facendo sprofondare questo centrodestra. E allora ci sono le primarie che hanno una doppia funzione, quella della scelta della leadership, guida la baracca chi ha il maggior consenso degli altri ed è riconosciuto e legittimato in tal senso. E soprattutto, dico, soprattutto il tema del programma. Ci confrontiamo sulle questioni fondamentali dall'Europa all'Italia, sulle politiche fiscali e sui temi di carattere economico, perché se noi sappiamo che ci proponiamo agli elettori con serietà e credibilità e che abbiamo condiviso perché ci siamo confrontati sui contenuti, sappiamo di essere credibili. Se invece noi continuiamo con riunioni in stanze chiuse, nelle quali prevale la tattica dei prossimi mesi e nelle quali decidiamo come prendere tempo su questa o quella decisione, noi arriveremo con la lingua di fuori, con il fiato corto, con l'affanno alle prossime elezioni politiche e non saremo credibili. Lo dico per una ragione molto semplice, lo dico con la consapevolezza e la convinzione che le elezioni politiche sono nel 2018 e qui uno pensa che siano molto lontane, ma il giorno dopo il referendum mancano 14 mesi. Un periodo cortissimo nel quale fare un lavoraccio incredibile per cercare di rimetterci in carreggiata, per essere competitivi, per giocare la partita con la quale possiamo vincere rispetto alle altre due coalizioni, per poter essere un'alternativa seria alla sinistra e ai 5 Stelle. Questo è il lavoro che noi dobbiamo cercare di mettere in campo. Per far questo io vi propongo un patto agli amici presenti e penso che questo patto debba regolare il funzionamento di una coalizione. Il patto è quello non solo di essere a fatica contro questo referendum dopo uno sforzo importante che pare abbia prodotto forse un no, perché un ni si sta trasformando un no in queste ore con mille difficoltà, ma dire a questo referendum no con chiarezza, con forza, con coerenza, con serietà. Dire un'altra cosa molto importante: non è che dopo il referendum ricominciamo, non è che il Nazareno carsico riemerge e torniamo di nuovo a discutere di patti del Nazareno, di accordi, accordicchi che ci rimettono insieme e contro e parliamo con Renzi e ci riaccordiamo. Noi dobbiamo costruire un'alternativa a Renzi e dobbiamo metterci la faccia, perché siccome si affronta spesso il tema del tradimento, ecco, sì, io sono stato eletto in un partito e sono uscito da quel partito, ma io sono rimasto fedele e coerente agli elettori che mi hanno collocato nel centrodestra, perché io non ho votato e non sono andato insieme a tutti i colleghi dietro a una poltrona. Lo dico perché continuamente vengono ripetute da parte di alcuni esponenti del centrodestra. Noi non abbiamo un patto, noi non abbiamo, amici, noi non abbiamo un patto con qualcuno, noi facciamo parte eventualmente di un progetto politico. Il progetto politico non prevede una proprietà, prevede una partecipazione ed è questa la parola chiave sulla quale noi vogliamo costruire il nostro futuro. Su questi temi
Noi saremo fortemente impegnati. Io oggi qui vedo tante delegazioni di tante realtà, di tante regioni d'Italia con le quali abbiamo avuto modo di confrontarci, di dialogare, di discutere, e la vostra presenza, la vostra adesione, la vostra condivisione di questo percorso penso che sia propedeutica a mettere in campo una prospettiva sulla quale poter mettere veramente in piedi un progetto serio e credibile. Io ci credo, non è semplice e, come mi suggeriscono di dire, molto impegnativo questo progetto. È vero che è molto impegnativo e me ne sono accorto in questi 2 anni quanto sia impegnativo lavorare in queste condizioni, certo che me ne sono accorto, però oggi io sono convinto insieme con tutti quanti voi e insieme anche, li ringrazio con gli amici che sono presenti, che c'è la necessità di uno scarto, di mettere in campo una fase nuova, diversa, seria, concreta. Le condizioni ce le abbiamo tutte, dobbiamo crederci e dobbiamo anche abbandonare un po', è un tema che abbiamo discusso con qualche amico in modo particolare, la logica del palazzo. Dobbiamo uscire dalla logica nella quale pensiamo che tutto ciò che accade nel palazzo sia decisivo. No, qui c'è un movimento di popolo serio che sta cambiando nel nostro paese la prospettiva politica. Noi dobbiamo sintonizzarci con quel movimento, dobbiamo farlo con la forza, l'impegno, la serietà e la coerenza che ci può accompagnare, e dobbiamo anche farlo parlando con tutti quanti voi fisicamente, ma anche, e li saluto, con tutti gli amici che in diretta streaming, in diretta Facebook stanno seguendo i nostri lavori. Sono anche loro tanti, voglio rivolgere a loro un caloroso saluto, voglio dire che condivideremo con loro il lavoro di questi giorni e voglio soprattutto dire che noi la strada l'abbiamo individuata, la porteremo avanti seriamente e sono certo che avremo la possibilità di costruire e scrivere una pagina importante per il futuro del centrodestra e per il futuro del nostro Paese. Grazie ancora. Grazie, do ora la parola a Giorgia Meloni. Alla quale Giorgia, nel dare la parola, voglio, sapendo di condividerlo con tutti quanti voi, dare gli auguri sinceri per Ginevra. Un grande applauso e un grande augurio, Giorgia. Grazie. E io invece l'augurio lo vorrei fare alla moglie di Raffaele, che di figli ne ha 4, perché so che cosa si comincio a capire che cosa significa, e a Raffaele ovviamente. Allora, il saluto, il ringraziamento a nome mio, a nome di Fratelli d'Italia, alla Convenzione Blu, a questo movimento, a questa iniziativa, il ringraziamento a Raffaele per l'invito. Potrei non parlare, Raffaele, perché ho condiviso, lo dico sinceramente, il 100% di quello che hai detto. Il saluto e il ringraziamento ai parlamentari, ai tanti parlamentari con i quali insomma combattiamo più di qualche battaglia, a tanti amici che ho visto anche in platea, insomma i percorsi si perdono, si ritrovano, l'importante è che rimangano sempre nella stessa metà campo, e questa è un po' la sfida che abbiamo tutti quanti di fronte. Allora, un'iniziativa ancora più importante perché, lo diceva bene Raffaele, cade in un momento che insomma è un po' un crocevia della politica italiana. Il prossimo 4 dicembre ha un significato anche più importante, insomma, di quello per cui poi si vota nel concreto. 4 dicembre, sempre che rimanga il 4 dicembre, perché adesso c'è qualcuno che, siccome ha paura di perdere, addirittura sta cercando di strumentalizzare i terremotati per spostare la data. Io dico, insomma, per essere chiara, che sarebbe per noi una cosa inaccettabile, dico anche Angelino Alfano, prima o poi la democrazia arriva, fatene una ragione. E dunque noi diciamo immaginiamo che si voterà il prossimo 4 dicembre. E qua anche io voglio essere chiara, perché è un momento importante. È un momento importante sicuramente per il merito di una riforma che è fatta male e che riporta l'Italia indietro. Lo dico perché mi sono sentita dire in più di un'occasione in queste settimane che quelli che fanno parte del fronte del no nel merito della riforma non hanno niente da dire. Lo ha detto in particolare Maria Elena Boschi, e io continuo a dire a Maria Elena Boschi che se loro escono dai loro monologhi e accettano il confronto anche con qualcuno della loro generazione, gli spieghiamo che cosa non va di questa riforma,
perché sarebbe interessante se Renzi e la Boschi, oltre a confrontarsi diciamo con De Mita, Tutankhamon eccetera eccetera, si confrontassero anche con qualcuno di questo millennio. Ma c'è un sacco di gente giovane che vota no, ecco, lo vorrei dire perché so è importante. Il merito della riforma è un pessimo merito. Non è vero che questa è una riforma che ci porta avanti. Non è vero che chi vota sì cambia e chi vota no non vuole cambiare. È vero l'esatto contrario. È vero che se dovesse vincere il sì, noi ci terremmo per altri 70 anni un'Italia uguale o peggiore di quella che abbiamo avuto fino ad oggi, nella quale tutte le questioni significative non cambiano. Non è vero che si supera il bicameralismo, e qui è vero che è un po' tecnica la vicenda, Renzi ha buon gioco perché nella semplificazione per lui è più facile dire noi superiamo il bicameralismo, ma ci si legge la riforma, chi ha letto la riforma sa che non è vero. Perché tutti i provvedimenti sostanzialmente continueranno a passare dalla Camera e dal Senato, esattamente come accade oggi. Volevi superare il bicameralismo perfetto? L'ha detto Raffaele e lo sottoscrivo. Abolivi il Senato, non abolivi la democrazia nel Senato. Non è vero che si tagliano i costi della politica, questo non lo dice Giorgia Meloni, lo dice la Ragioneria Generale dello Stato, che quantifica in 53 milioni di euro il risparmio annuale dello stravolgimento e della devastazione di 47 articoli della nostra Costituzione. Beh, non serviva devastare la Costituzione, per risparmiare 50 milioni di euro nel bilancio dello Stato in un anno si potevano fare cose più semplici. Per esempio Renzi poteva evitare di comprarsi un nuovo aereo di Stato da 200 milioni di euro e già avevamo guadagnato per 4 anni questi 50 milioni di euro l'anno. Non è vero che diminuiscono i conflitti di attribuzione, perché oltre ai conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni avremo quelli tra la Camera e il Senato, che oggi non esistono. Non è vero niente di quello che ci dice, di quello che ci dicono i ministri in televisione, di quello che ci dice il quesito referendario. Perché adesso abbiamo questa, in Italia c'è questa nuova, questo nuovo sport, no? I governi che arrivano, da Monti in poi, danno alle leggi dei titoli curiosi. E poi pretendono anche che si voti sui titoli e non sul merito di una riforma. Così noi abbiamo oggi un quesito referendario ridicolo che ricalca il titolo della riforma, perché il titolo della riforma è oggettivamente sbagliato e finto. Io ho chiesto alla Boschi in aula, parlando di questo tema, scusi Ministro Boschi, ma se si fosse votato un referendum sulla buona scuola, il testo del quesito referendario quale sarebbe stato? Volete una buona scuola sì o no? Perché così è facile provare a fregare gli italiani. Quando si facevano le riforme serie, il testo del quesito referendario è: approvate la norma recante modifiche alla seconda parte della Costituzione, e poi nel merito ciascuno studiava il merito e ragionava su che cosa credeva di quel merito. Oggi non è più così. Oggi questa campagna referendaria è tutta fatta con la slealtà, con il tentativo di fregare gli italiani, con il tentativo di comprare il voto degli italiani. E la dice lunga sulla difficoltà che il governo ha di entrare nel merito. Perché se Renzi fosse convinto di aver fatto una buona riforma, beh, allora non avrebbe bisogno di fare la campagna elettorale promettendo marchette a destra e a sinistra, marchette che tra l'altro, come al solito, non corrisponderanno ai soldi realmente dati agli italiani. Parliamoci chiaro, è facile dire agli italiani per cercare di farli votare sì, lo volete l'anticipo pensionistico? E certo, se vai da un italiano e gli dici vuoi avere un anticipo pensionistico prima dei 67 anni previsti dalla riforma Fornero, ti diranno tutti di sì. Ma poi vagli a spiegare anche che per avere quell'anticipo pensionistico e prendere una pensione che è frutto dei soldi che ti sei versato, devi fare un mutuo ventennale con la banca e pagare un tasso di interesse ai soliti amici del governo. E vediamo che cosa pensano gli italiani di questo provvedimento. Perché i titoli dei provvedimenti di Renzi sono una cosa, e il merito reale della legge è poi sempre tutt'altro. Avremmo voluto una riforma completamente diversa. Lo dico perché, appunto, non è solo dire no a Renzi, non è solo dire no a questa riforma, è anche dire che vogliamo ancora credere nella possibilità di fare una riforma della nostra Costituzione che ci consegni davvero un'Italia capace di camminare, perché un'alternativa c'è. Il peggio non è meglio del niente, il peggio è peggio e questa riforma è peggio.
noi vorremmo il meglio. Allora ci saremmo aspettati da un premier giovane, che è sindaco, che ha sempre parlato dei sindaci, che tenesse fede a quello che andava raccontando quando si candidava alle primarie del Partito Democratico. Ve lo ricordate quando Renzi diceva il modello che ha funzionato meglio di tutti in tema di governabilità è quello per l'elezione dei sindaci? Ma il modello per l'elezione dei sindaci prevede l'elezione diretta del capo dell'esecutivo e prevede un consiglio del sindaco e prevede un consiglio comunale il cui destino è legato a quello del sindaco. E beh, perché non si poteva fare a livello nazionale? Perché non si poteva introdurre l'elezione diretta del capo dell'esecutivo, la possibilità di avere dei governi scelti dai cittadini e non frutto delle operazioni di palazzo? La possibilità di avere un Parlamento legato al destino di quel governo. E lì sì che c'è risolto il problema della governabilità. Basta spiegare ai parlamentari che se va a casa il capo del governo vanno a casa anche loro. Hai risolto in Italia il problema della governabilità. Ma certo non potevi chiedere di introdurre il vincolo di mandato a un governo che si regge con i voti di Alfano e di Verdini, perché chiaramente non poteva funzionare. Ci sarebbe piaciuto che non ci fosse un Senato nel quale ci sono dei rappresentanti non eletti dagli italiani che vanno al Senato a fare il dopolavoro. Scusate, allora io mi sono candidata a sindaco a Roma e mi tremavano i polsi all'idea di governare la capitale d'Italia. Secondo voi qualcuno che fa il sindaco di Roma, chiaramente non come lo fa la Raggi, perché la Raggi fa il sindaco di Roma dicendo no a tutto, dalle Olimpiadi alla metro, e così siamo capaci tutti, non devi fare niente. Ma se tu vuoi fare il sindaco facendo il sindaco, qualcuno mi deve spiegare come fa il sindaco di Roma a fare il sindaco di Roma, il presidente dell'area metropolitana e il senatore nei ritagli di tempo, per andare a discutere di materia non esattamente secondaria, perché il Senato si occupa delle leggi costituzionali, si occupa delle norme europee, si occupa di una serie di cose molto significative che devi studiare. Quindi una Camera che non lavorerà mai bene e che è nata, diciamoci la verità di qual era l'obiettivo di questa riforma. Perché oggi noi non sappiamo come verranno eletti questi senatori, ma ci fu una prima stesura della riforma in cui c'era scritto come erano suddivisi e scelti questi senatori. E chi avesse avuto la pazienza di fare la proiezione della composizione del nuovo Senato voluto da Renzi sulla base dei consensi che c'erano stati nell'ultima tornata elettorale avrebbe scoperto che il Partito Democratico, che al tempo stava al massimo del suo consenso, il 40% del consenso degli italiani, sempre il 40% dei 60% dei cittadini che votano, ma insomma significativo, avrebbe messo il 78% dei senatori. Eccolo spiegato il gioco di Renzi. Avere una delle due Camere nella quale il Partito Democratico di Renzi cerca di tenere la maggioranza indipendentemente dal fatto che l'abbia nel Paese. Si stravolgono 47 articoli della Costituzione per fare questa operazione, e questo la dice lunga su chi è Matteo Renzi, sul suo senso delle istituzioni. Allora che cosa serve? Serve l'operazione diametralmente opposta, serve la sovranità. Rimettere il potere nelle mani dei cittadini a 360 gradi, perché la grande sfida di questo tempo è avere una politica che torni a fare gli interessi di questa nazione e dei suoi cittadini e non di tutti gli altri, come accade per gli ultimi governi che abbiamo avuto. Ci sarebbe piaciuto, per esempio, vengo velocemente e vado verso la conclusione, ci sarebbe piaciuto introdurre nella Costituzione una norma che dicesse che i cittadini possono votare sulle norme che regolano la nostra adesione agli organismi sovranazionali, ai trattati internazionali, come accade in tutte le altre democrazie. Nel rapporto con l'Europa, qui ci sono sfumature diverse, ma siamo tutti critici. Il punto è che quando si cede la sovranità, siccome la sovranità appartiene al popolo, è il popolo che deve votare, non altri. E questo lo avrebbe dovuto normare la Costituzione. Ma Renzi non lo avrebbe mai fatto, perché lui è il burattino di una serie di poteri. Guardate chi fa gli endorsement a Renzi per la riforma. Il governo tedesco, e vabbè, e si sa. Barack Obama, peggiore presidente della storia americana, e vabbè, si sa anche questo. A Barack Obama dobbiamo molte scelte importanti in tema di politica estera, compresa l'ultima di mandare le truppe in Lettonia a provocare la Russia, e il Financial Times e il Wall Street Journal, la grande finanza internazionale. Allora qualcuno ci dice votate sì per i mercati, e io dico non votate come dicono i mercati, soprattutto come dicono i mercati finanziari, perché si è dimostrato che dove stanno gli interessi dei mercati finanziari non stanno gli interessi dei cittadini. Non votate come dicono i mercati, votate come vi dice la coscienza, che è un'altra cosa.
Allora, ci sono una serie di elementi dai quali molto, molto significativi per dire di no a questa riforma. Io sto andando veloce, anzi mi dispiace che mi sono dilungata. No alla riforma che è una pessima riforma, no al governo che è un pessimo governo e non vogliamo che ci siano ambiguità su queste posizioni. Io non credo e non voglio credere in un'Italia nella quale l'unico confronto possibile è tra due facce della sinistra, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Perché anche se il Movimento 5 Stelle raccoglie, non ce lo dobbiamo nascondere, anche un elettorato di centrodestra sulle questioni centrali, quelle di valore, vota sempre come il Partito Democratico. Questioni legate alla famiglia, le questioni legate all'immigrazione, le questioni legate al rapporto con l'Islam, insomma tante questioni di valore centrali. In tante di quelle questioni il Movimento 5 Stelle è esattamente come il Partito Democratico. Io non credo a un'Italia nella quale c'è solo questo bipolarismo. Io credo che ci sia ancora spazio per le nostre idee, credo che le nostre idee siano ancora maggioritarie. Certo, però dobbiamo essere bravi a rappresentarle. Il centrodestra ha bisogno, e chiudo, il centrodestra ha bisogno di tre cose. Ha bisogno di una sintesi sui programmi, di idee però che siano chiare sulla materia fiscale ed economica, sulla materia del rapporto con l'Europa, in tema di immigrazione, in tema di rapporto con la famiglia, in tema di lavoro. Ha bisogno di una sintesi sul programma che si può trovare. Ha bisogno di regole chiare sulla selezione della classe dirigente, e qui non mi dilungo perché tutti sanno che sulle primarie ci ho fondato un partito, insomma, e quindi non c'è bisogno di chiedere a me se sono d'accordo sulla, ma non sulle primarie, perché le primarie sono uno strumento, sulla partecipazione, sulla sovranità. Se lo raccontiamo per quello che riguarda la politica degli altri, dobbiamo essere i primi a metterlo in pratica. I cittadini scelgono meglio delle segreterie di partito, ce lo dobbiamo dire. Dobbiamo avere l'umiltà di stare in mezzo alla gente e di chiedere alla gente. E quindi meccanismi chiari di selezione della classe dirigente e chiudo, un posizionamento chiaro. Impariamo dai nostri errori. Guardiamo alle ultime anche elezioni amministrative, no? La gente non crede nelle ammucchiate, crede nei percorsi chiari, crede nelle idee nelle quali è facile ritrovarsi. Allora, lo dico guardando ad alcune posizioni che oggi, insomma, non mi convincono, e lo dico perché sia chiaro per tutti. Se qualcuno pensa che quando Renzi perderà il referendum può rimanere in sella, faccia direttamente la campagna per il sì. Se qualcuno pensa che ci si possa prestare al quarto governo di fila non scelto dagli italiani, sappia che non potrà più essere nostro alleato. Non servono governi per fare la legge elettorale. La legge elettorale, se si vuole fare, c'è una classe politica vagamente dignitosa, si fa in 2 settimane e si torna a votare. Perché i governi non si fanno per fare le leggi elettorali. I governi si fanno per fare gli interessi dei cittadini e non gli interessi dei partiti politici. E noi vogliamo che gli italiani si eleggano un governo per fare i loro interessi e non quelli dei partiti politici. Grazie e buon lavoro. Grazie Giorgia. Grazie Giorgia. Do la parola al vice segretario della Lega Giancarlo Giorgetti. Innanzitutto un ringraziamento a Raffaele, a tutti voi per l'invito. Il saluto di Matteo Salvini, che non è qui, ha mandato me, spero di essere all'altezza della situazione. Sarò breve, però spero di farvi capire come la pensiamo noi e farvi capire perché, secondo noi, potremo fare un pezzo di strada, spero lungo, assieme. Prima di tutto,
occorre chiarire una cosa. Non c'è democrazia senza popolo, perché purtroppo da qualche tempo, purtroppo anche in Italia, è passata l'idea che il popolo non è in grado di decidere. E allora, siccome il popolo non è in grado di decidere, qualcun altro deve decidere per lui. E la logica che ha portato in questi anni a una serie di governi non eletti dal popolo, che hanno preso delle decisioni però irrevocabili e irreversibili, senza il popolo e contro il popolo. Lo dice un partito politico che si vanta, e probabilmente su questo non tutti siamo d'accordo in questa stanza, si vanta di avere votato contro l'ingresso dell'Italia nell'euro. Una forza politica che si vanta di avere votato quasi in solitario contro il fiscal compact. Una forza politica che pensa che se ci fosse un governo eletto dal popolo, quella invasione che stiamo assistendo non potrebbe esistere, perché il popolo non può consentire una cosa del genere. È evidente che tutto ciò avviene perché qualcuno che non è il popolo ha interesse a che ciò accada. Ora, dire queste cose significa essere populisti? Va bene, noi siamo populisti, ma pensiamo che il popolo in democrazia debba poter contare qualcosa. E allora, per riprendere i temi rapidamente in sequenza che Raffaele ha toccato, prima di tutto l'Europa. L'atteggiamento nostro e il pensiero nostro credo che tutti voi lo conosciate. Noi siamo per rinegoziare tutti i trattati. L'Europa che è stata costruita in questi anni, l'Europa del 2016 non è più l'Europa del 1960, non è l'Europa del 1980, non è neppure l'Europa del 2000. Dobbiamo capire quello che ci fa stare assieme e quello che non è opportuno, perché non è possibile fare in comune. Questa è la logica con cui affrontare i rapporti con l'Europa, non quella che fa Renzi, abituato a fare scena muta nei vertici europei e parlare moltissimo in conferenza stampa, perché quello che dicono negli ambienti internazionali è quello. Aspettano di sentire quello che pensa Renzi quando fa la conferenza stampa dopo, perché prima non l'hanno mai sentito. Allora, il processo di trasferimento di sovranità, l'espropriazione di sovranità che ha avuto via via, lo vediamo dalla moneta alla legge di bilancio e prossimamente anche alla giustizia. Ecco, a noi non ci sta bene. Noi pensiamo che su queste decisioni fondamentali, il popolo debba poter avere la parola. Questo discorso si coniuga e si collega esattamente al tema della riforma costituzionale. Perché guardate, si può criticare questa riforma, noi ci siamo schierati da subito ovviamente contro in Parlamento, duramente, ovviamente facciamo campagna per il no, anzi colgo l'occasione per invitare tutti quelli che vogliono venire, naturalmente Raffaele in primo luogo, il 12 Firenze, andiamo a casa di Renzi a dirgli che non siamo d'accordo e che non siamo in vendita, come lui pensa possono essere tutti gli italiani. Ecco, questa riforma che è criticabile, censurabile per tante questioni, ha un aspetto che secondo me è veramente pericoloso. Come ha osservato prima Giorgia Meloni, voi se andate a vedere come è fatto il Senato, voi scoprirete che il Senato non scompare affatto. Il Senato sopravvive e tiene delle competenze importantissime esattamente come oggi. Certo, non vota la fiducia al governo, però vota e deve votare le riforme costituzionali, vota e deve votare i trattati europei, il Senato. Il risultato di questa cosa qui qual è? Posto che nel Senato comandano i partiti che controllano le regioni, controllano i comuni e le aree metropolitane, che, adesso non voglio dire, perché sennò dopo qualcuno dice, Fitto o la Meloni o Salvini, diciamo che Ciocchetti, che qua davanti si candida nel 2018 Presidente del Consiglio e prende l'80% dei voti, facciamo un bel applauso. Allora, l'80% degli italiani nel 2018 aderisce alla sua piattaforma che prevede: ma io vorrei fare il referendum sui trattati europei, io vorrei fare il Presidente della Repubblica, l'elezione diretta, tutte queste belle cose su cui probabilmente siamo d'accordo.
La Camera, che è rappresentata all'80% da amici suoi che sostengono il programma, naturalmente vota convintamente questa riforma. Peccato che il Senato, per non si sa quanto tempo e per quanti anni, quelle riforme che il popolo italiano ha deciso non gliele voterà mai. E quindi la radice profonda di questa riforma che ha voluto il Partito Democratico è che tutto va bene, il popolo ha ragione soltanto quando è democratico, nel senso che vota il Partito Democratico. L'unico caso in cui questo governo sarebbe governabile è che vince il Partito Democratico, altrimenti avremo una Camera eletta in un modo e il Senato matematicamente in appalto per non si sa quanti anni ai nominati dai partiti nelle regioni, nei comuni, e ai nominati, bontà loro, dal Presidente della Repubblica, gli ex Presidente della Repubblica, che appartengono, come noto, a una categoria dello spirito che non appartiene sicuramente al centrodestra, perché non è sufficientemente intelligente per arrivarci. Allora, questa riforma, ovviamente, e si potrebbe, ovviamente io potrei parlarvi del titolo quinto, su cui si crea ulteriore confusione, si crea, diciamo così, si torna indietro di, non dico 50 anni, ma forse 70-80. Ma il problema di fondo di questa riforma è che restringe gli spazi di democrazia e li conduce tutti alla casa madre del cosiddetto, dico cosiddetto, Partito Democratico. Io non voglio farla lunga perché anch'io posso dire e sottoscrivo quello che ha detto Raffaele Fitto, ma qui c'è oggi, con il referendum, un grande pericolo, l'ho detto in altre situazioni, una deriva di tipo sudamericano di questo paese molto pericolosa, ma c'è anche una grande opportunità. La grande opportunità qual è? Che sul referendum tutti quanti si devono togliere la maschera. E anche noi, da questa parte di qua, dobbiamo toglierci la maschera. In questa battaglia che noi conduciamo per il no, a mani nude, io ho detto da qualche parte, con i sassi e con la fionda contro i carri armati, perché abbiamo contro tutti, abbiamo contro, vabbè, Obama e la Merkel e fa niente, tutte le televisioni, tutti i giornali, tutti quanti, tutti i poteri forti, deboli, tutti ce li abbiamo contro. Allora, in questa battaglia qua, che facciamo con i sassi contro i carri armati, noi dobbiamo guardare chi abbiamo di fianco in trincea con i sassi e contro i carri armati, perché nel momento della difficoltà che si capisce chi ti può essere alleato quando poi le cose vanno bene. Troppo comodo salire sul carro del vincitore, sport ampiamente praticato in questo paese. No, oggi il referendum è lo spartiacque, è lo spartiacque, e ci aiuta a fare chiarezza tra di noi. Quindi benedetto questo referendum, che poi vinceremo anche, quindi avrà un sacco di conseguenze positive, oltre, diciamo così, a quelle che si è immaginato Renzi. Perché noi pensiamo, ovviamente, a un paese migliore. Vi ho promesso che sarei stato breve. E voglio concludere con una cosa che mi è arrivata oggi, perché secondo me la dice lunga, no? Dicevo prima Daniele Capezzone, che, e ve la leggo perché secondo me è il paese che ci aspetta. Allora, leggo, comitato basta un sì di Molteno, Sirone e Garbagnate Monastero, sono tre piccoli comuni, immagino in provincia di Lecco. Allora, invito, carissimo, carissima, sei invitato, invitata, all'incontro che si terrà lunedì 7 novembre alle ore 20:30 presso la Sala Civica del Comune di Sirone in via Garibaldi 3. Si parlerà della nostra proposta per il referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 e di come utilizzare il bonus di euro 500 inneretto previsto dal governo Renzi per i nati nell'anno 1998. Per la prima volta sarai chiamato a esprimere il tuo voto, non perdere l'occasione. E siamo avanti. Allora, una volta in questo paese, quando compivi 18 anni, ti arrivava la cartolina per andare a servire il paese a fare il servizio militare. Oggi, nella Repubblica fondata sul lavoro,
I valori che il signor Renzi e i suoi compari trasmettono ai ragazzi di 18 anni è esattamente questo. Per la prima volta in cui tu esercerai il tuo diritto civico e quindi diventi un cittadino, un uomo, vota per chi ti dà 500 euro di bonus. Non è questo il mondo che noi immaginiamo, non sono questi i valori su cui noi pensiamo di costruire questo Paese. Ai ragazzi di 18 anni che magari pensano e purtroppo sempre più numerosi emigrano all'estero, noi dobbiamo insegnare i valori dello studio, del lavoro, del sacrificio, del merito. Questo è il Paese che noi immaginiamo, questo è il Paese che noi sogniamo e vediamo di costruirlo assieme. Grazie. Grazie a Giancarlo Giorgetti. La parola a Gaetano Quagliariello, presidente di Idea. Cari amici, grazie di questo invito, grazie a Raffaele, grazie a tutti i colleghi parlamentari e ai tanti amici che vedo in platea. Abbiamo detto che il referendum è una grande opportunità. Parto da dove ha terminato Giancarlo. Consentitemi di non entrare nel merito, un po' perché sono alla mia 62esima manifestazione sul referendum e ormai parlo di questo anche con le mie figlie che mi guardano stralunato, e un po' perché il professor Celotto sarà sicuramente più bravo di tutti quanti noi a dirci cosa non va di questa riforma. Io vorrei invece con voi soffermarmi un attimo su quello che c'è dietro questa riforma, perché spinti a vedere il merito, noi stiamo perdendo il contesto. Credo che questa sia la prima volta che una riforma costituzionale viene fatta soltanto dalle forze di governo e della maggioranza. Sia chiaro, ho sentito anche ieri la Boschi che diceva: ma come, dall'altra parte ci sono tutti, la pensano diversamente tra di loro, eccetera, eccetera. Ma guardate che quando si fa una riforma della Costituzione, che viene chiamata anche legge fondamentale perché? Perché stabilisce la convivenza civile tra i cittadini, tra chi è diverso. Il fatto che quella riforma sia appoggiata da persone diverse è la norma. Quello che è assolutamente patologico è che a favore di questa riforma siano soltanto Renzi, Alfano e Verdini. Questo è assolutamente una novità. E questo risultato, cari amici, lo si è voluto conseguire scientemente, perché non è che qualcuno ha esercitato un diritto di veto. Io vi confesso, per quella che è la mia storia, eccetera, ma ho fatto di tutto per votare sì a questa riforma. Mi è stato impedito in tutti i modi, stravolgendola nei contenuti e attraverso un metodo per cui o ti sottomettevi, o ti mettevi in ginocchio e gridavi viva Renzi, oppure non era proprio possibile. Ma farebbe quasi sorridere, se non fosse vero, ricordare che un Presidente del Consiglio che deve affrontare una riforma epocale dichiara: utilizzerò il referendum per spianare l'opposizione. E poi, pensando di non essere stato eccessivamente chiaro, il giorno dopo rincara la dose dicendo: entrerò con lanciafiamme perfino nel mio partito. È assolutamente paradossale quello che è accaduto sul quesito. Il consulente di Palazzo Chigi, l'ha già ricordato Giorgia, è stato quel personaggio delle notti di Arbore, catalano, che fondamentalmente sosteneva che è meglio essere ricchi e sani piuttosto che poveri e malati, perché il quesito è posto esattamente in questi termini. Così come è possibile pensare che il ministro delle riforme vada a fare un tour all'estero appoggiato da ambasciate e istituzioni di tutto quanto il Paese, che rappresentano anche quella parte del Paese che con questa riforma non ci sta? Ecco, questo è stato il modo di agire su questa riforma, un modo verticistico e
arrogante, che nasconde però anche un più complessivo progetto di governo. Io vorrei semplicemente fermarmi con voi su alcune cose che stanno accadendo sotto i nostri occhi in questi giorni. Noi abbiamo approvato per decreto l'allungamento dello stato di servizio di 30 magistrati, mentre abbiamo lasciato esattamente nella situazione pregressa tutto il resto della magistratura. E questo con decreto, cioè un potere dello Stato, il potere esecutivo, è intervenuto in questo modo e con questi criteri in un altro potere dello Stato. Scusate, ma se questa cosa fosse accaduta qualche anno fa, ma quanti girotondi ci sarebbero stati? Quanti popoli viola avremmo suscitato? Che cosa si sarebbe scatenato nel Paese? E cosa sarebbe accaduto se fosse stata fatta una riforma della RAI come quella che è stata fatta? E prima di una scadenza fondamentale come il referendum si fossero uniformate non soltanto i 3 telegiornali, ma visto che c'erano persino Tribune Politiche e RAI Parlamento. E quando mai abbiamo assistito a un governo che di fatto ha cambiato il direttore di un organo dell'opposizione? Perché questo è quello che è successo a Maurizio Belpietro, e ce l'ha raccontato in un libro, ed è un atto di coraggio che quei 5 giornalisti hanno fondato una testata e sono tornati nonostante tutto in edicola. E vogliamo dire qualcosa su quello che sta accadendo ai dirigenti scolastici, ai dirigenti dello Stato, dirigenti dello Stato i quali, se passa questo decreto, non potranno stare in un posto più di 3 anni per il rischio che si formino una loro competenza, e poi dopo verranno giudicati da commissioni ministeriali che potranno penalizzarli fino al punto di fargli perdere il posto di lavoro. Ma dove si troverà più un dirigente dello Stato che resisterà al potere esecutivo, che manterrà l'autonomia dell'amministrazione? Giorgetti parlava di merito, ma che fine fa il merito se passa una riforma di tal fatta? E questa è la stessa logica, infine, per cui noi avremmo il governo che si mette a fare i concorsi universitari. 500 professori verranno nominati da commissioni governative, le cosiddette cattedre natta, a dispetto di tutti quelli che si sono fatti 3, 4, 5 concorsi e a dispetto dell'autonomia delle università. Guardate, è chiaro, se noi vogliamo trovare una linea che c'è dietro questa riforma e questo comportamento, dobbiamo pensare che c'è un progetto di tipo giacobino, dirigista e centralista. Ed è questa l'Italia che vogliamo. Innanzitutto ricordiamo la nostra storia. Noi possiamo rivedere la storia del federalismo, possiamo rivedere il ruolo delle regioni cercando di dargli responsabilità, ma non ci possiamo dimenticare di quello che abbiamo fatto fino alla scorsa legislatura. Né possiamo pensare che il centralismo sia una risposta, né per il nord né per il sud. Per il nord, ma come fanno i lombardi a mettere sotto lo Stato la loro sanità? Ma pensano veramente che saranno le altre regioni a uniformarsi e non ci sarà un livellamento in basso? E per il sud vogliamo tornare alle clientele, ai potenti di memoria salveminiana che si scelgono i clientes sul territorio? Pensiamo che veramente quello è un modello dal quale si possa ripartire? Ne abbiamo un piccolo esempio. Dovremmo fare un comitato per la non elezione del sindaco di Bari a senatore se per caso passa questa riforma, ma a sua difesa, perché qual è il problema? Che poiché lì Renzi ha litigato con Emiliano, una lite interna, e ha trovato un altro interlocutore. E questo poveraccio, che dovrebbe fare il sindaco di Bari, fa il presidente della città metropolitana, il presidente dell'ANCI, va pure alle conferenze Stato-Regioni
tutto perché deve essere l'alter ego, l'altra sponda, se fa anche il senatore sono 5 ruoli, non 2, Raffaele, e questo manco Nembo Kid, francamente. E voglio dire, e questo è il centralismo. Scusate, noi siamo portatori di un altro progetto e di un'altra Italia. La nostra concezione politica passa e parte dalla centralità della persona. Deve riorganizzare una sussidiarietà verticale tra gli enti dello Stato che veda il comune aiutato dall'ente intermedio, che è aiutato dalla regione, e lo Stato che interviene soltanto quando gli altri non ce la fanno, non con questa occupazione del duo Renzi-Lotti che viene chiamata pure efficienza. E soltanto se ci sarà questa sussidiarietà verticale noi potremmo sviluppare anche una sussidiarietà orizzontale, dove i corpi intermedi, le associazioni, i cittadini sanno qual è lo spazio che spetta loro e sanno qual è lo Stato di diritto al quale si possono appellare. Questa è un'altra Italia, è un'Italia completamente diversa da quella dirigista e centralista, e questa è l'Italia che dobbiamo rappresentare e mettere in campo, con proposte precise, andando avanti nel confronto sui programmi, perché, cari amici, è vero, questo referendum sta spaccando la sinistra e sta unendo il centrodestra, ma se questo accade dopo il 4 dicembre, dopo che si andrà a votare, noi saremo chiamati a una grande responsabilità. I cittadini vorranno sapere da noi che cosa faremo nei primi 100 giorni se governeremo, su fisco, lavoro, su Europa, su immigrazione, e noi a questo confronto non ci dobbiamo tirare indietro, dobbiamo essere in grado di dare risposte forti, così come risposte forti le dobbiamo dare, cari amici, sulla nostra comunità, perché se questo è il nostro progetto, questo progetto risponde anche ad un'idea di partito e un'idea di come si sta insieme. Io non credo che bisogna abbiurare il passato, e credo anche che noi arriverà il tempo in cui dovremo fare una riflessione profonda su questa legislatura, sulle scelte e anche sugli errori che ognuno di noi ha fatto. Ma se siamo qui insieme in questa sala è perché c'è una cosa che ci tiene insieme e che non mettiamo in dubbio, che ora bisogna andare avanti e non è più dato voltarsi indietro, non è più dato avere nostalgia di come eravamo, perché quella stagione non c'è più e noi dobbiamo trovare un modo che sia regolato. Io insisto meno sulle primarie, che sono uno strumento e che può essere benissimo utilizzato, ma sono assolutamente inflessibile sulle regole. Se c'è una comunità bisogna sapere come ci si sta dentro e bisogna sapere come si sceglie un personale politico, come lo si seleziona, perché i partiti servono ancora a questo, a selezionare un personale politico. E se ci vogliamo dire la verità, nel centrodestra c'è un personale politico eccellente in alcuni casi, a livello di consigli comunali, di consigli regionali o anche al di fuori delle istituzioni, e c'è stato un tappo che ha impedito a questo personale politico di poter emergere a un certo punto. E quando si rimane troppo all'interno di un ambito, qualsiasi sia quest'ambito, beh, poi alla fine, anche se si è ottimi, viene una stagione che è la stagione del declino. Noi dobbiamo levarlo questo tappo, e questo tappo lo si leva soltanto fissando delle regole dello stare insieme, fissando una modalità, fissando una forma che poi è la forma di una comunità, che è anche quello che dobbiamo imparare a ricercare dal punto di vista umano, perché la politica è qualcosa che ti gratifica anche se trovi un luogo nel quale lo scambio umano
ti fa crescere e magari ti fa correggere e migliorare alcune cose che avevi pensato. Ecco, io credo che questa è la ragione per la quale, Raffaele, sarei pronto a dirti: dobbiamo fare un passo avanti e dobbiamo avvicinarci sempre di più a quel patto che tu hai detto. Noi discutiamo con Raffaele serratamente da 2 anni e credo che anche questo sforzo sia stato, da una parte e dall'altra, un tributo che abbiamo pagato entrambi alla politica, perché alla buona politica, perché poi è sempre la ragione politica che deve prevalere in ogni storia. E credo che da questa discussione è nato anche qualcosa di gratuito. Io penso che questo piccolo movimento che rappresento, 8 parlamentari, molti consiglieri regionali, ancora di più consiglieri comunali e militanti, abbia avuto un ruolo nell'unificare il centrodestra su alcune battaglie, quella contro l'utero in affitto, all'inizio il referendum, e anche nel concepire alcune cose gratuitamente. Alcuni dei nostri amici sono nel gruppo Core del Senato contro un'operazione di palazzo che tendeva a spazzarlo via. E questa cosa non è stato il risultato di nessuna trattativa e di nessun accordo. È stata semplicemente un'intuizione della politica, perché quanti hanno individuato un campo, non ne vogliono fuoriuscire, hanno tenuto fermi, nonostante tutto, 4 paletti, l'alternativa al governo Renzi, il no al referendum, alcuni principi non negoziabili, perché in politica alcuni principi sono non negoziabili. Bene, chi ha tenuto insieme questi paletti è soprattutto quello di mettersi alla ricerca di qualcosa di nuovo. Beh, queste persone devono andare avanti, riconoscersi sempre di più, unirsi, utilizzare questa occasione per creare più unità. Se è questo il percorso, noi ci saremo. Grazie. Grazie Gaetano. Grazie. Grazie Gaetano, grazie Giancarlo e grazie Giorgia per la vostra presenza. Un applauso e un saluto da parte di tutti quanti noi. Grazie veramente. Ora i nostri lavori proseguono. Chiederei al professor Alfonso Celotto di tenere il suo intervento sulle nostre posizioni sul referendum, e ricordo a tutti quanti voi che subito dopo l'intervento del professor Celotto, come da programma, in questa sala un dibattito, quello sull'Europa e l'immigrazione. Nelle altre 5 sale che troverete, con le indicazioni che avete avuto, gli altri dibattiti, avremo la possibilità di proseguire i nostri lavori con i relatori, approfondendo le questioni alle quali abbiamo fatto riferimento e cenno. Prego Alfonso, grazie. Grazie. Dovendo parlare di referendum costituzionale da professore, se fosse una campagna referendaria normale, io dovrei leggervi gli articoli del testo costituzionale. E mi basterebbe leggere, secondo me, 2 o 3 articoli per dimostrarvi, lo so che avete paura che vi legga veramente gli articoli, e ne sarei capace di farlo, ma basterebbe leggerne 2 o 3, e non solo il famoso articolo 70, ma l'articolo 39 sul primo Senato, l'articolo 55 sulle competenze del Senato, per dimostrare che ci troviamo di fronte a una riforma confusa e contraddittoria. Però prima di fare questo, cioè prima di parlare del contenuto, vanno fatte alcune premesse, perché sembra che noi fra un mese andremo a votare un referendum apocalittico e la campagna referendaria in queste settimane ha toni apocalittici. Innanzitutto il quesito è vistosamente parziale e in violazione di legge.
perché la legge numero 352 del 70, all'articolo 16, prevede che vengano indicati gli articoli su cui si vota e non solo il titolo. A questo punto, a mio avviso, è tardi perché intervenga la magistratura e dichiari illegittima la scheda facendo rinviare il referendum. Quindi, secondo me, si voterà il 4 dicembre, ma potrebbero esserci sorprese perché il quesito è illegittimo. Secondo punto, i temi della campagna referendaria. Io sono indignato da studioso a sentire gli argomenti con cui viene propugnato il sì. Innanzitutto, se vince il no, crolla l'economia. Confindustria ci ha distribuito delle slide molto accurate, ci ha detto che perderemo 630.000 posti di lavoro e 4 punti di PIL. Peccato che la riforma costituzionale non tocchi assolutamente il governo dell'economia, quindi non c'è nessun effetto sull'economia. Poi, secondo argomento, se non si cambia questa volta non si cambia più. Resteremo vecchi, conservatori per sempre, con una Costituzione antica. Peccato che le Costituzioni innanzitutto sono fatte per durare nel tempo. Abbiamo paesi in cui abbiamo Costituzioni pluricentenarie che vivono serenamente e peccato che le riforme per farle bisogna farle seriamente, bisogna farle bene, perché fare riforme cattive ci porta a risultati peggiori e quindi le cose vanno peggio. Ce lo dimostra la riforma di 15 anni fa del titolo quinto. Terzo argomento per il sì. Votiamo sì perché si risparmia. Benissimo. Facciamo i conti. Quanto si risparmia? Dal punto di vista dello Stato si risparmia perché si abolisce il CNEL e sono 45 milioni di euro. Si tolgono le indennità ai senatori e sono 15 milioni di euro. Quindi arriviamo, conti Ragioneria Generale dello Stato, a meno di 60 milioni. Meno di 60 milioni di euro di risparmio su una spesa pubblica che oggi è 800 miliardi di euro. Quindi risparmiamo lo 0,00007%. Stessa cosa per le regioni, perché ci sono gli autobus, noi in giro per Roma. Vuoi tagliare i costi delle regioni? Vota sì. Certo. Cosa si risparmia direttamente in riforma costituzionale sulle regioni? Si dimezzano le indennità dei consiglieri regionali. Oggi valgono 230 milioni, quindi risparmieremmo 115 milioni. Quanto costano le regioni in Italia non lo sa nessuno. Però il dato più plausibile, CGA di Mestre, è 208 miliardi. Quindi risparmieremmo 115 milioni su 208 miliardi. 0,0005. È come se io, visto che devo fare economia e spendo 1000 euro al mese, dico comincio a risparmiare 5 centesimi. Non è un inizio, è una presa in giro. Grazie. Gli argomenti del sì mi sembrano veramente insussistenti, anche perché se invece andiamo sul contenuto della riforma, a mio avviso è impossibile votare sì. È impossibile votare sì perché è una riforma che non funziona. Vi faccio alcuni esempi. Innanzitutto, a livello di premessa, ma lo ricordiamo rapidamente, è una Costituzione che non parla al popolo. Articoli complicatissimi, oscuri, che sembrano il maxiemendamento della finanziaria. Lo sforzo della Costituzione deve essere un testo semplice. La Costituzione del 47 è scritta con frasi che non superano mai le 20 parole e non hanno mai più di una sola subordinata, affinché le capiscano tutti. Infatti rimase affissa la Costituzione in tutti i comuni per un anno. E poi la Costituzione deve essere di tutti. Costituzione di tutti significa che viene approvata ad ampia maggioranza, insieme alle minoranze. Quello che accadde in Assemblea Costituente, quando si misero d'accordo l'85% di quella variegata Assemblea che era l'Assemblea Costituente. Oggi invece questa riforma è stata votata da 361 deputati, quindi una maggioranza risicata, che dimostra che la Costituzione non è di tutti e in questo modo avremo svilito la Costituzione, perché la Costituzione è andata nel programma del partito di maggioranza ed è un modo semplicemente per abbassarla, per renderla come una legge ordinaria. Un cenno ai contenuti, sarà solo un cenno perché
abbiamo scritto in queste settimane un piccolo libretto, un piccolo opuscolo che distribuiremo e che sarà diffuso su internet e che saranno 20 pagine chiare per capire quali sono i punti della riforma e perché bisogna votare no consapevolmente. Innanzitutto la riforma è intrinsecamente contraddittoria. Che cosa significa? Significa che se noi leggiamo tutto insieme manca un disegno. Primo punto in cui manca un disegno, il ruolo delle autonomie. L'Italia è uno Stato centralista o uno Stato autonomista? L'Italia nasce come Stato centralista, nel 2001 si fa un tentativo di Stato regionalista, ora si torna indietro. Si torna indietro perché la riforma sul titolo quinto è una riforma che ridà quasi tutte le competenze allo Stato e anche la clausola di supremazia. Peccato che al tempo stesso si affidi una Camera alle regioni come se fosse uno Stato autonomista. Quindi la riforma è allo stesso tempo centralista e autonomista. Stessa cosa sulle province. Sappiamo che le province sono state abrogate per legge nel 2012 e ancora nel 2014. Non sono scomparse perché la funzione che svolgono le province è ineliminabile per i servizi da coordinare a livello territoriale, quindi abbiamo le aree vaste, che sono le stesse cose. Ma allora cosa fa la riforma costituzionale? Usa un termine degno di Dracone, abolizione delle province, come se potessero scomparire per sempre. Se uno poi va a leggere invece le norme transitorie e finali, trova l'articolo 40,4 che disciplina le aree vaste. E quindi ci fa capire che continueranno ad esistere le aree vaste, lo sa anche la Costituzione. Ancora, terzo punto, tema scoppiato ieri. Gli statuti delle regioni a speciale impediscono che i consiglieri regionali delle regioni a statuto speciale siano anche parlamentari nazionali. Quindi per eleggere il prossimo Senato bisognerà prima modificare 5 leggi costituzionali che sono gli statuti speciali, segno chiaro di frettolosità della riforma. Ma al di là di queste contraddizioni c'è la confusione, no? Sono tutti punti che poi sono stati già affrontati autorevolmente in maniera brillante, quindi sarò rapido. Il Senato, ma che Senato è? Non si sa, perché è un Senato che fa almeno 5 cose. È un Senato federale, è un Senato di garanzia, è un Senato di nomine, ma è soprattutto un Senato europeo ed è soprattutto un Senato ancora bicamerale, perché è un Senato che può richiamare tutte le leggi. Quindi noi passiamo da un bicameralismo perfetto a un quasi bicameralismo, senza sapere il Senato che fa. E i senatori chi saranno? Saranno senatori part-time. È stato già ricordato che saranno 22 sindaci e 73 consiglieri regionali distribuiti malamente sul territorio, perché si è detto che ogni regione deve avere 2 senatori di cui un sindaco, però peccato che si sono equiparate per Costituzione le regioni piccole e le regioni medie. Cito un soldato, attualmente nessuna regione ha meno di 7 senatori, 2 il Molise, 1 la Valle d'Aosta. Il prossimo Senato, Molise 2, Valle d'Aosta 2, ma 2 l'avranno anche Marche, Liguria, Umbria, tutte le regioni medie che quindi sono state abbassate a piccole. Il Trentino Alto Adige ne avrà 6 per uno strano meccanismo, quindi come l'Emilia Romagna, che è un'altra cosa folle, e 3 regioni da sole, Lombardia, Lazio e Campania, faranno un terzo del Senato, che è la maggioranza, per chiedere il riesame di qualunque legge. Quindi è veramente mal distribuito il Senato. E poi, è un Senato, questa è una questione molto tecnica ma seria, che ha molte competenze, che lavorerà praticamente tutte le settimane. Quindi, essendo un Senato permanente, quali consiglieri e quali sindaci si possono andare? Non è come il Bundesrat tedesco, che si riunisce soltanto per sessioni e quindi si riunisce 1-2 volte al mese sul singolo tema e ci vanno i governatori delle regioni, dei Länder. Qui, essendo un Senato permanente, non potranno andarci i sindaci delle grandi città e i governatori delle regioni, ma, cito perché non si può citare un articolo che ho letto l'altra volta, avremo il Senato degli sfigati, cioè piccoli sindaci, piccoli consiglieri regionali, che non rappresenteranno nessuno. E questione tecnica fondamentale, non esisterà più la fiducia. Ah, certo, perché noi siamo un monocameralismo. Però attenzione, noi sappiamo che le leggi in Italia oggi vengono approvate quasi solo con la questione di fiducia.
perché la questione di fiducia è l'unico modo per chiudere il testo. Addirittura la legge Fornero ha avuto 8 questioni di fiducia sulla stessa legge. E normalmente sappiamo, le finanziarie e i decreti legge si chiudono con la fiducia. Oggi, domani, temiamo, speriamo di no, le 22 leggi principali che restano bicamerali dovrà approvarle anche il Senato. Conversione dei decreti legge, trattati internazionali, Unione Europea, riforma costituzionale, legge elettorale, clausola di interesse regionale e così via. E in quei casi il governo potrà porre la fiducia solo alla Camera, perché il Senato non ha fiducia, e quindi il Senato potrà tenere in scacco il governo per tutto il tempo che vorrà. Anzi, se vuole allungare i tempi, può anche sollevare questioni di costituzionalità in conflitto fra poteri. Quindi questo Senato non è un Senato che sveltisce il procedimento, ma è un Senato che rischia di diventare la Camera del ricatto, cioè la palude da cui non esci più, alla faccia dello sveltimento. Del resto, noi oggi abbiamo un tipo di procedimento legislativo, passeremo a 10 tipi di procedimento legislativo. Si replica, faremo la legge a data fissa. La legge a data fissa è una corsia preferenziale in Parlamento che consente al governo di far approvare qualsiasi legge di suo interesse, di farla votare, non approvare, nel termine massimo di 130 giorni. Se noi leggiamo i tempi medi di approvazione delle leggi in questa legislatura è 145 giorni, quindi non è che cambia molto, perché lo sappiamo che quando un governo vuol far approvare una legge viene approvata in meno di un mese. Job Act, legge Fornero, gli esempi sono tanti. E allora non funziona. E ancora, non funziona sulle garanzie il quorum di elezione del Presidente della Repubblica, che viene portato a quorum dei presenti inspiegabilmente. Assegnare al Senato 2 giudici costituzionali, far nominare al Presidente della Repubblica 5 senatori ex vita ma a tempo, a 7 anni, che diventano una percentuale troppo incidente. Perché? Sappiamo come dal governo Prodi i senatori a vita erano diventati il bilancino per tenere in piedi i governi. Oggi i senatori a vita sono l'1,5% del Senato, diventeranno il 5%, è troppo. E non ha più senso, perché i senatori di nomina sono tipici delle monarchie costituzionali. Quindi si spiegavano al limite nel 47, oggi non si spiegano più. Non voglio neanche parlare del titolo quinto, che è solo un rimestamento di competenze che poi sarà rimesso alla Corte Costituzionale, rifare la riga delle competenze. Una battuta sulla democrazia diretta. Oggi forse la più grave mancanza del nostro sistema costituzionale è rappresentanza e partecipazione. E quindi vanno studiati gli strumenti per far sentire noi cittadini più vicini alle decisioni e al potere. Che cosa viene fatto? Viene modificato il quorum del referendum abrogativo. Perché se viene presentato con 800.000 firme, il quorum si calcola a quel punto sui votanti delle ultime elezioni. Peccato che viene creato il referendum di serie A e di serie B, a seconda del numero delle firme che si raccolgono. E noi sappiamo che raccogliere le firme è un costo, e quindi si favoriscono le grandi organizzazioni che potranno fare referendum abrogativi raccogliendo le firme. Ancora, il disegno di legge di iniziativa popolare, che avrà l'obbligo di essere calendarizzato, ma anche questo serve a poco, e poi c'è una promessa che una futura legge costituzionale potrà istituire nuove forme di referendum. Oggi i tempi sono maturi per porsi un problema vero di democrazia diretta, e come vediamo con l'app che scarichiamo oggi, forse la democrazia elettronica è l'unica strada, e non certo referendum tradizionali e istituti ottocenteschi. Allora, con tutta la consapevolezza, guardando la riforma, guardando la sua confusione, guardando la sua contraddittorietà, non si può non votare no. Un no consapevole e sereno. Grazie. Grazie al professor Celotto, grazie a tutti quanti voi. Vi invito a raggiungere subito le sale che avete scelto, i tavoli tematici. Ricordo che qui possono rimanere chi parla di Europa e di sicurezza,
rimane nella sala dell'auditorium. Di fronte c'è il tavolo tematico sulla burocrazia, su c'è il tavolo tematico sul sud, e invece al piano meno uno si discute di tasse, di regole e di statuto e di welfare e pensioni. Tutti coloro che devono parlare di Unione Europea e di sicurezza possono rimanere in questa sala. Invito anche i colleghi che presiederanno questo tavolo. Prego tutti di fare velocemente il passaggio nelle varie sale, perché possiamo cominciare a parlare. Abbiamo sentito Fitto, abbiamo sentito Meloni, abbiamo sentito Giorgetti. Ora tocca a ognuno di voi partecipare, dire la propria, scrivere le regole di questa convenzione blu. Vi ripeto, di fronte c'è il tavolo tematico burocrazia, al piano secondo, di fronte alla galleria, c'è il tavolo tematico sul sud, al piano meno uno, tasse, banche, il tavolo sulle pensioni e il welfare e il tavolo per scrivere le regole e lo statuto di questo nostro movimento. Vi invito quindi a procedere, a non attardarci nei saluti, perché adesso è il cuore della manifestazione. Io continuo a parlare finché non vi vedo andare nelle sale, finché non vi vedo raggiungere le vostre postazioni, e invito tutti coloro che hanno sul beige Unione Europea e Sicurezza a prendere posto qui davanti in questa sala e a rimanere in questa sala, dove tra 5 minuti comincerà questo dibattito, dove ognuno di voi prenderà la parola per scrivere questa pagina importante della Convenzione Blu. Grazie. Alle 22 ricordo a tutti che in questa stessa sala, nell'auditorium, ci sarà la proiezione del docufilm di Ambrogio Crespi su Enzo Tortora. È un docufilm straordinario, è una pagina della nostra giustizia non le più limpide, anzi una pagina di vera malagiustizia. Su questo film ci sarà un dibattito sulla giustizia condotto dall'onorevole Chiarelli. Vi invito alle 22 dopo cena quindi ad essere in questa sala per il docufilm su Enzo Tortora di Ambrogio Crespi. Vi invito a rimanere in questa sala tutti quelli che parteciperanno al tavolo Unione Europea e Sicurezza, e invito, ripeto per l'ultima volta, a raggiungere la sala di fronte al primo piano per il tavolo sulla burocrazia, al secondo piano per il tavolo sul sud, e invece al piano meno uno ci sono 3 sale, una su fisco e tasse, l'altra su welfare e pensioni, e in più un tavolo, c'è un grande ferro di cavallo che ospiterà chi darà il proprio contributo per scrivere le regole fondamentali per il nostro statuto, le regole che riguarderanno le primarie, le regole che riguarderanno la scelta della classe dirigente del nostro movimento. Capite quanto questo sia il cuore vero della manifestazione, quindi vi invito a raggiungere le sale, vi invito a raggiungere le vostre postazioni. Ogni tavolo sarà coordinato dai parlamentari dei Conservatori e Riformisti. Ci sono tanti autorevolissimi ospiti che ringrazio, professori, rappresentanti delle categorie produttive, che introdurranno temi importanti su cui avviare la discussione, dibattere, prendere la parola e scrivere insieme questa pagina della Convenzione Blu.